Ipsos e l'Osservatorio sul Metaverso hanno condotto una ricerca su cosa pensano le persone riguardo alla nuova realtà immersiva. Dal report è emerso che il metaverso non è un posto solo per giovani, ma al contrario, la nuova realtà virtuale attira di più gli over 36. Sono i ragazzi sotto i 25 anni, invece, che risultano più indecisi e hanno paura che si possa perdere il contatto con la realtà. Il 37% degli italiani, si apprende dalla ricerca, pensa che sarà più facile incontrare persone diverse nei mondi virtuali che nella vita di tutti i giorni, mentre il 26% dichiara che potrebbe imparare di più sulla moda nei mondi virtuali piuttosto che fare shopping nei negozi o online. L'IFPI, l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica a livello mondiale, ha pubblicato il più grande Global Report sulle modalità di consumo e interazione con la musica, l'Engaging with Music 2022. Da qui è emerso che il tempo medio settimanale passato ad ascoltare la musica nel 2022 è salito a 20,1 ore, un aumento rispetto alle 18,4 ore dell'anno precedente. Nel dettaglio emerge che gli appassionati l'ascoltano sempre, il 40%. 46% lo fa attraverso il formato audio streaming in abbonamento. Il report ha rilevato poi che la musica è parte integrante del benessere psicofisico delle persone, continuando a svolgere un ruolo fondamentale nel supportare sia la salute mentale che quella fisica. Il 69% delle persone afferma infatti che la musica è importante per la propria salute mentale, mentre il 68% che è importante quando si allena. L'Università Campus Biomedico di Roma, con il sostegno di Intesa San Paolo, riporta in Italia uno degli ingegneri biomedici più influenti a livello globale, il professore Leandro Pecchia, presidente della Società Europea di Ingegneria Biomedica. Dopo una lunga esperienza nel Regno Unito, Pecchia sarà docente in bioingegneria elettronica e informatica nella Facoltà di Ingegneria e dirigerà la nuova unità di ricerca in Intelligent Health Technology. Intesa San Paolo supporta la ricerca, l'innovazione e quindi sostiene le università per supportare appunto professori che cerchiamo di attrarre e far ritornare nel nostro paese e che siano capaci di attrarre altri cervelli e che ci supportino a rappresentare l'Italia come paese che lavora sulla qualità, sulle partnership, su azioni di sistema. La sinergia con Università Campus Biomedico di Roma rientra nell'impegno del gruppo bancario, che ha all'attivo collaborazioni con più di 60 atenei italiani. Abbiamo celebrato il finanziamento di questa cattedra di bioingegneria, che rappresenta tante cose per noi: lo sviluppo della facoltà di ingegneria, l'attenzione alla sostenibilità, perché abbiamo parlato molto anche di sostenibilità ambientale, l'internazionalizzazione, perché parliamo di un docente o ricercatore italiano che da tanti anni è all'estero, che ha sviluppato progetti di ricerca in molte parti del mondo e che rientra in Italia, quindi anche un messaggio molto importante per il nostro paese. Actimel è ancora al fianco di Hauser, associazione di volontariato per l'invecchiamento attivo. La scorsa edizione del progetto Più Forti Insieme ha consentito nella sola Lombardia, durante l'emergenza sanitaria, di effettuare più di 4.000 accompagnamenti protetti alla vaccinazione anti-Covid. Quest'anno la collaborazione si estende anche alla Sicilia e all'Abruzzo per essere maggiormente a supporto dei più fragili sul territorio. Siamo qui nella sede Hauser di Lecco, dove Danone e in particolar modo il brand Actimel sta facendo ripartire un'importante iniziativa per aiutare le persone fragili ed accompagnarle ai centri vaccinali. Hauser e Actimel lanciano una raccolta fondi online attraverso la piattaforma di crowdfunding GoFundMe, con l'obiettivo di acquistare un pulmino per favorire gli spostamenti degli anziani fragili. Il tema è sicuramente aiutare le persone in difficoltà, prevenire le malattie, quindi il rapporto con Danone attraverso Actimel, far conoscere anche il tema della prevenzione, quindi lavoriamo molto sull'accompagnamento in ospedale per la cura, ma anche cominciare a introdurre un concetto importante che per gli anziani è fondamentale: prevenire le malattie. A sostenere l'iniziativa anche il calciatore della nazionale Leonardo Bonucci, che ha testimoniato la sua vicinanza al progetto diventandone portavoce e dandone risalto sui suoi canali social.
Bonucci ha già accompagnato personalmente alcuni soggetti fragili della provincia di Lecco agli hub vaccinali. Come dice lo slogan, più forti insieme, ed è questo che vale per tutti quanti. Sostenere chi è più debole e avere la forza di uno più uno di diventare più forti. Quindi per me è un orgoglio essere qui e essere ambasciatore di questa grande causa. Un grandissimo grazie da parte nostra e ovviamente più forti insieme, Leonardo. Grazie.